Salve a tutti. Lo so che vi ho scocciato, ma prima di iniziare il video vorrei anche questa volta invitarvi a guardare il video fino alla fine. Mettere like, guardare gli altri video. Ce ne sono altri su questo argomento. Iscrivervi, e condividere. Quando si parla di testimone di Geova e date di solito si parla delle date sulla presunta fine del mondo che non è mai arrivata. Ma questa volta vorrei parlarvi di un argomento molto più concreto e che riguarda tutti, anche i non credenti. Come ben sappiamo, noi contiamo gli anni a partire da quella che si credeva un tempo che fu. La data di nascita di Gesù. Questo calcolo fu fatto da un tale Dionigi il Piccolo, ma oramai è un fatto consolidato che quest'ultimo si sia sbagliato di pochi anni. Pochi però sanno che l'anno 0 non esiste, perché non esiste il numero 0 nei numeri romani. All'epoca ancora non erano arrivati a noi i numeri arabi. Quindi sappiamo che Gesù non può essere nato l'anno 0, perché è un anno che non esiste. Sappiamo anche che Gesù non nacque nell'anno 1, perché oramai la maggior parte degli storici sostiene che Gesù nacque un 7 o un 6 a C. Perché la famosa stella che i re e i magi avrebbero visto sarebbe stata una congiunzione tra due pianeti avvenuta il 7 avanti Cristo. E sappiamo che Erode il Grande è morto il 4 avanti Cristo, quindi la strage degli innocenti è avvenuta prima. E Gesù è potuto tornare a casa dopo la fine della persecuzione. Quindi sarebbe stato impossibile che Gesù fosse nato prima di quella data, perlomeno se vogliamo dare retta ai Vangeli. Riguardo alla morte di Gesù, sono quasi tutti d'accordo sul fatto che egli fosse morto il 30 d.C. Quindi, stando agli storici, Gesù difficilmente sarebbe morto a 33 anni, ma forse addirittura a 37. I testimoni di Geova, a quanto pare, sono l'unica religione a credere fermamente in quello che la tradizione riporta, cioè credono che Gesù morì nel 33 e a 33 anni, anche se una loro pubblicazione sostiene che forse nacque il 2 avanti Cristo, cosa comunque impossibile se Erode morì nel 2 avanti Cristo. La cosa strana è che proprio loro che si ostinano a dire avanti era volgare al posto di avanti Cristo e era volgare invece. Che dopo Cristo questa dicitura ha senso proprio sapendo che Gesù non nacque in quell'anno ma 6 o 7 anni prima. Infatti è ridicolo dire che Gesù è nato il 7 avanti Cristo, Ma perché allora i TDG ci tengono così tanto a insistere nel credere in una tradizione del genere, eppure loro fanno tanto i maestrini con il fatto che Gesù non è nato il 25 dicembre, anche se lo sanno tutti. Ma perché insistere con una data sbagliata? Loro credono che il profeta Daniele avrebbe predetto la venuta di Gesù, che sarebbe dovuta avvenire 483. Anni, cioè 69 settimane di anni dopo la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, secondo la Bibbia, ciò sarebbe avvenuto nel ventesimo anno del regno di Artaserse I, secondo loro, però Artaserse avrebbe iniziato a regnare nel 475, mentre gli storici dicono che avrebbe regnato dal 464 o 465 a.C. Dopo quelle settimane di anni si arriverebbe al 29 d.C., quando, secondo loro, Gesù si sarebbe battezzato e se lui si è battezzato in quel l'anno, allora deve essere morto circa tre anni e mezzo dopo, cioè nel 33, come vi ho appena spiegato tutto ciò è sbagliato. Io credevo che queste menzogne servissero per sostenere la falsa cronologia sul 1914, la quale si basa su un altro errore. Se avete visto i video di Sukkari Ariel, sapete che secondo i TDG Gerusalemme sarebbe stata distrutta dai babilonesi nel 607 a.C., mentre secondo gli storici nel 587, fino ad ora sembrerebbe non centrare nulla. Le due cronologie sembrano indipendenti, ma forse la risposta si potrebbe trovare in qualche pubblicazione ad uso interno dei TDG. Sta di fatto che queste persone andrebbero tutte bocciate in storie in contumacia. Se fossero miei studenti, sarebbero guai per me, perché rischierei di essere accusato di intolleranza religiosa. Se sei arrivato fino a questo punto, io ti ringrazio. Spero che sia stato tutto chiaro e di tuo gradimento. Per il momento è tutto. Alla